Nel chiostro del tempo, questo è il tema scelto per la serata inaugurale della riapertura del chiostro del complesso monumentale di Sant'Agostino, dove ha sede il Museo dei Bretti e degli Enotri. Il chiostro cinquecentesco, dopo una sapiente opera di restauro, è stato riconsegnato alla città in tutta la sua bellezza e si è raccontato a cittadini e visitatori attraverso un nuovo linguaggio. Un'altra opera di restauro di un importante edificio, un chiostro, il chiostro di Sant'Agostino, che viene restituito ai cittadini. Questa sera inauguriamo con un'installazione artistica molto suggestiva del maestro Gautaruccio, che resterà per le prossime settimane, quindi invito tutti a venire qui a visitare questo luogo straordinario, bello della nostra città, e reso suggestivo anche da questa bellissima installazione del maestro Gautaruccio. Durante la serata inaugurale è stato ideato, infatti, un evento di spettacolarizzazione a cura di Giancarlo Cauteruccio e Massimo Bevilacqua per creare una relazione culturale tra la morfologia del luogo architettonico e gli importanti contenuti storici e archeologici del Museo dei Bretti e degli Enotri. L'installazione immersiva che ho pensato cerca di esaltare le caratteristiche morfologiche di questo straordinario chiostro, che come vedete è su tre livelli. È raro trovare un chiostro su tre livelli ed è anche, come dire, il recinto intorno al quale noi possiamo trovare le grandi testimonianze, e qui si testimonia non solo appunto dei Bretti e degli Enotri, ma della scoperta di Sibari. L'installazione, che già dalla prima serata ha suscitato interesse e meraviglia tra i visitatori, sarà fruibile fino al 6 gennaio.